I pendolari che viaggiano sui treni regionali toscani potranno contare su un nuovo servizio presentato dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e dal direttore regionale di Trenitalia Gianluca Scarpellini alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella, dove sono stati installati due desk di assistenza ai passeggeri, mentre un altro è stato installato alla stazione di Pisa. 49 i ferrovieri coinvolti, 33 in pettorina rossa per dare informazioni e ascoltare chi viaggia e 16 in tuta blu della protezione aziendale, preparati ad affrontare problemi anche sul fronte della sicurezza, non armati e in contatto con le forze dell'ordine. Accogliamo molto positivamente l'istituzione di questo nuovo servizio da parte di Trenitalia. D'altronde è un servizio che abbiamo anche fortemente sollecitato, perché la qualità del viaggiare non dipende soltanto dal treno, che possibilmente deve essere nuovo o ben tenuto, e dalla puntualità, ma anche dall'accoglienza. Il servizio di assistenza e protezione per chi viaggia sui treni regionali è stato attivato in 34 grandi stazioni italiane e in Toscana si aggiunge ai servizi offerti ai pendolari tra app dedicata, call center, chat del sito, personale in stazione e a bordo treno. Molti dei ferrovieri coinvolti sono neoassunti. Gran parte di queste persone sono nuove entrate in Trenitalia, quindi abbiamo 17 persone per il trasporto regionale che saranno a terra sui treni e 16 persone di protezione aziendale che saranno sui treni per questo tipo di servizio. A livello nazionale i ferrovieri coinvolti sono 520 e 38 i desk informativi allestiti nelle stazioni.